Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Criptovalute Gruppo Italiano, nel quale andremo ad analizzare un progetto con una tematica di base attinente al mondo DeFi, costruito su rete Ethereum. Ma prima di entrare nel merito del progetto, vi ricordo che se apprezzate i nostri contenuti, ci fa molto piacere se ce lo fate capire schiacciando il tasto del like ed iscrivendovi al canale YouTube di Criptovalute Gruppo Italiano, per non perdervi nessuna analisi di token ad alto potenziale di crescita, play to earn ed airdrop che vi portiamo qua sul nostro canale. Bene ragazzi, di quale progetto tratterà questo video? Parleremo di Kyoko, un progetto che affronta un tema specifico, ovvero quello di generare del credito che può essere preso in prestito da DAO e guild di diversi progetti che sono ancora nella loro fase embrionale del settore delle criptovalute. Ma prima di entrare nel nocciolo della questione, analizzando anche il white paper in maniera abbastanza dettagliata, volevo chiarire i termini DAO e guild, che spesso molte persone magari non li conoscono, in maniera che possiamo continuare con il video nella maniera più chiara possibile. Il termine DAO sta per Decentralized Autonomous Organization, in poche parole un'organizzazione governata da codici e programmi informatici che rendono possibile all'organizzazione stessa di funzionare in modo autonomo senza la presenza di un'autorità centrale. Tramite l'utilizzo di smart contract, ovvero dei codici scritti in linguaggio informatico che a seconda di un input in entrata forniscono un determinato output di uscita, questa organizzazione può funzionare in maniera autonoma, senza l'intervento umano che, tramite determinate regole scritte in questi smart contract, chi è in possesso dei token di governance della DAO può decidere gli interventi di modifica della stessa organizzazione. Avviene così una votazione, la quale maggioranza sancisce che decisioni prendere nel caso si vogliano apportare delle modifiche all'organizzazione stessa. Una guild invece è una formazione di diverse persone che nel mondo GameFi traggono vantaggio dall'avere dei crypto asset, in genere NFT di personaggi, di vari giochi play to earn per avere un'entrata economica. Questo meccanismo funziona nella maggior parte delle volte mettendo in affitto questi NFT a giocatori meno abbienti di quelli presenti già nella guild, in maniera da dare una possibilità a molte più persone di poter giocare e sfruttare i play to earn ed aiutarli anche a crescere. Spesso una guild si evolve in una DAO, con la creazione di un proprio token e l'utilizzo di smart contract per sancire determinati utilizzi dei crypto asset detenuti dall'organizzazione stessa. In questa schermata possiamo vedere le guild, diciamo, con più successo in questo momento, ad esempio Yed Guild Games, che conta quasi 650 milioni di capitalizzazione, quindi sono veramente delle organizzazioni a volte veramente molto 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 grosse. Possiamo trovare quindi una similitudine col mondo della finanza tradizionale, andando a notare come determinate startup ricevano finanziamenti da enti pubblici e o privati per portare a termine i loro obiettivi, in cambio di un qualcosa che la startup stessa può fornire. Avviene lo stesso ragionamento nel mondo delle criptovalute, dove le startup sono le DAO in fase embrionale di creazione, oppure anche le guild che stanno cercando di emergere nel mondo della GameFi. Dando un'occhiata sintetica al sito di Kyoko, possiamo notare che ci sono già alcune funzionalità in versione beta, come ad esempio la DAO to DAO Loans, ovvero dei prestiti che le DAO possono prendere da questa piattaforma, la quale riceve dai creditori retail, come possiamo essere anche noi ad esempio, della liquidità da dare in prestito alla DAO che ne richiede, in questo caso come potrebbe essere Yield Guild Games nel caso avesse bisogno di una determinata liquidità. Ora non penso proprio, perché loro sono veramente giganteschi, però anche loro hanno iniziato probabilmente chiedendo dei prestiti ad altre persone retail. Kyoko praticamente si interpone come una sorta di intermediario tra il mondo retail e il mondo appunto delle guild e delle DAO che appunto stanno nascendo nel settore delle criptovalute. Ciò che ha attratto il nostro occhio sono sicuramente anche gli investitori iniziali del progetto, come ad esempio Animoca Brand, la grande guild Yield Guild Games e Polka Starter, la quale piattaforma ha tenuto la pre-sale di Kyoko, dando prova di credere nel progetto stesso, ovvero un segnale anche molto positivo, in quanto in genere Polka Starter è un launchpad molto selettivo per quanto riguarda i progetti che porta sul proprio sito. Inoltre volevo anche far notare che la piattaforma di Kyoko utilizza come rete la blockchain di Ethereum, la quale va a delineare uno use case più formale
destinato ad organizzazioni con una determinata liquidità iniziale e in grado di poter offrire qualcosa alla piattaforma stessa, in modo che quest'ultima possa poi andare a ricompensare i propri creditori. Questo aspetto mi è spiegato nella seconda FAQ che troviamo nel white paper, dove viene spiegato appunto che i creditori, oltre a ricevere un interesse dato dalla piattaforma stessa di Kyoko, saranno eleggibili per partecipare a diversi airdrop organizzati dalla DAO e Guild che hanno preso in prestito liquidità attraverso la piattaforma Kyoko. Inoltre Kyoko farà anche da filtro per quanto riguarda questi progetti richiedenti di un prestito, andando ad abbassare quello che potrebbe essere un prestito peer-to-peer tra retail e DAO, in modo da appunto decrementare il rischio che ci sono in questi movimenti finanziari. Oltre alla sezione peer-to-peer NFT lending, la quale prevede di usare i propri NFT come collaterale per richiedere dei prestiti, cosa comunque già vista anche su altre piattaforme, vorrei focalizzare il nostro interesse sulla sezione cross-chain DeFi asset. Per capire al meglio questo meccanismo partiamo dal mondo tradizionale con un esempio di facile comprensione. La situazione in analisi prende in considerazione Mario, che ha comprato un'auto ma che per 2 mesi dovrà stare fuori casa per questioni lavorative. L'auto in questione in questi 2 mesi è un oggetto che crea passività sul bilancio economico di Mario, in quanto sta ferma e non viene utilizzata, inoltre sarà soggetta a tasse di mantenimento. Ciò che può fare Mario però nella sua situazione per sfruttare comunque questo veicolo è metterlo in prestito a Paolo, il quale ha perso lavoro e in questi 2 mesi si dovrà arrangiare a fare il driver per Uber. Non potendosi permettere una macchina di proprietà, decide di usufruire del servizio di Mario, prendendo in prestito la sua auto e pagandogli un interesse. Ok, applichiamo questa situazione con gli stessi personaggi al mondo GameFi per spiegare quello che offre Kyoko in questa sua sezione chiamata cross-chain GameFi Asset. Allora, Mario possiede un personaggio che non utilizza più di Tetan Arena dal valore di 20 BNB e presuppone che nel giro di 1 mese il suo valore possa rimanere invariato, ma che sul lungo periodo possa ancora aumentare. Quindi questo personaggio non lo vuole vendere, ma vuole comunque trarne un beneficio dal suo possedimento. Decide di mettere in affitto questo personaggio sulla piattaforma di Kyoko, impostando i valori contrattuali da lui desiderati. La guild di Paolo, il quale ha visto un andamento crescente dell'interesse del play to earn Tetan Arena nell'ultimo mese e ipotizza che potrà crescere nel numero massimo di utilizzatori, vede un'opportunità nell'affittare questo personaggio su Kyoko, in maniera da farlo utilizzare a qualche membro della guild, permettendogli di generare entrate dall'utilizzo di Tetan Arena, senza doversi comprare per forza un personaggio da 20 BNB ed essere poi esposti alle fluttuazioni del suo prezzo. Dopo 1 mese, come da contratto scritto da Mario, gli viene ridato indietro l'NFT, appunto a Mario, più una somma di interesse per ripagare il suo servizio, il quale interesse viene pagato dalla guild di Paolo alla piattaforma Kyoko. La piattaforma Kyoko poi appunto renderà questo interesse a Mario. Bene, dopo aver analizzato questa importante feature che Kyoko va a implementare sulla propria piattaforma, vorrei andare a analizzare con voi anche la tokenomics, la quale comunque è in linea con i numeri rispetto ad altri progetti del settore DeFi, con una max supply di 1 miliardo di token. La percentuale di token in possesso del team è del 17,7%, i quali sono bloccati 12 mesi per poi essere sbloccati di mese in mese fino al raggiungimento dei 36 mesi. Un dato molto positivo che ci fa capire la visione a lungo termine che ha il team rispetto al suo progetto. Un'altra nota di merito che va al progetto è proprio quella di aver fatto un audit per ognuno dei 3 meccanismi offerti sulla piattaforma, sinonimo di sicurezza e trasparenza della piattaforma stessa. Bene ragazzi, spero di non avervi annoiato con questa analisi di questo progetto molto complesso dell'avanguardia del mondo DeFi. Andava fatto un sunto di cosa fosse realmente, per fare ciò necessita di una lettura anche da parte vostra del white paper in maniera completa, cosa che vi consiglio assolutamente di fare per comprenderne le potenzialità di questo progetto. Come al solito, se vi è piaciuto questo video fateci esplodere il tasto del like ed iscrivetevi al nostro canale. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.